Ehi, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Xenoverse per Aspera ad Astra, DLC numero 5 Song of Memory, l'ultimo DLC per Xenoverse. Wow, è tempo di continuare la nostra avventura cominciata nello scorso episodio. Siamo con il nostro Alter e ci troviamo nello Xenoverse in teoria. L'unico nostro Pokémon è Shulong, ora è al livello 18 ma prima era al livello 11. Ho dovuto allenarlo per superare la sfida in palestra che il gioco mi ha imposto di dover superare. Questo... ok, dovrebbe essere... cos'è? Nulla, non si sa cos'è. Pensavo che fosse il sentiero rosa, ma non è il sentiero rosa, sarebbe troppo strano. Nella città che aveva il campus, Ariepoli, mi pare. Mi chiedo se debba affrontare la sfida anche qui. Oh sì, mi sa proprio di sì, Entriamo. Parla solo, come sempre, ovviamente. Contro i Daft Punk, sì. Come al solito sei un pappamolle. Questi due sono dei pagliacci, come fai a perdere contro gente del genere? Non ho perso, infatti, ho vinto. La luce del capo è stato sconfitto! Se dovesse usare l'altro Pokémon finirebbe per danneggiare anche la biblioteca. Perché la luce non è abbastanza forte da danneggiare un'intera biblioteca. Questo ragazzo mi ha proprio salvato la pelle. Se non fosse stato per lui, quel Pognardy mi avrebbe sconfitto in un istante. Ancora non chiudete quella bocca, tranquilli, ci pensiamo noi. Pognard, fateli fuori! Roger! E qua si risveglia il potere dell'anello della terra, se non sbaglio. Che cosa vuol dire questo? Non è valido! Non puoi ottenere potenziamenti a caso! Infatti non è Dragon Ball. La lastra terrestre, già. È l'evoluzione terrestre di cui parla la leggenda. Bello. Un robot sembrava il suono. Prescelto, ma che vai dicendo? Addirittura gli Astri ti sono dovuti mettere di mezzo pur di aiutarti, diamine! La fortuna. Oh, bisogna lottare? Ma se pensi veramente che basti questo ad essere migliore di me, ti sbagli veramente di grosso. Ah, che fastidio. Ora ve la faccio vedere io. Fatevi sotto! Anche noi? Con la potere della lastra terrestre? No, io sono uguale a prima. Liscio come l'olio. Una crema, insomma. Sono il migliore. Perché devi essere sempre favorito? Amico, noi siamo due facce della stessa medaglia. Mentre sono qui da solo. Già. Non è giusto, vero? Interludio, attenzione. Giorno dopo giorno, l'odio dell'Alter nei tuoi confronti aumentava a dismisura. Ormai eri diventato l'obiettivo di tutti i suoi insulti e le sue ingiurie. Nonostante fossi ormai più che esausto di essere sempre ricordato della tua esistenza, per qualche scherzo del destino le scene della tua vita era l'unica cosa che lo accompagnava ormai nella sua vita. Quindi nonostante mi odiasse, non poteva far altro che guardare la mia vita. Ed essere... in qualche modo intrattenuto da essa. Ah, ecco, c'era un passaggio per di qua. Sembrava strano. Ah, Joelle, sì. Mica me la ricordo sta parte. No, questa non me la ricordo proprio. Questi tizi non se la passano così male. Perché fare così tanto il melodrammatico? Sicuramente questo idiota proverà a mettersi in mezzo. E ancora una volta verrà elogiato e acclamato da tutti. Mm.
Ah, quando era Gengar che controllava tutti allora? Troppo forte per noi. Ah, sì. Mi ricordo che affronto Gengar qui. Ah, quel Pokémon, lui sì che ne capisce. È fin troppo buono con questa gente, non si meritano niente. Il suo unico problema è che crede di essere più forte di quello che è realmente. D'altronde, nessuno è più forte del sottoscritto. Siamo convintissimi noi. Ah, che si possa catturare? No, è manda in campo un Pokémon. Se stesso manda in campo. Infatti non ho ball, quindi non posso fare nulla. Fanghiglia? È un tipo drago lui, giusto? È un tipo drago lui, sì. L'attacco che sbiga. Però è una sveglia. Ci svegliamo. Ah, la Confusion. E Drago Spiro tanto per concludere. Vai, è un'altra vinta. Come ti pare questa, Gengar? Sì, Alter, sta dicendo a noi, non a te. Come immaginavo, vieni elogiato per il niente assoluto. Di nuovo, di nuovo, di nuovo e di nuovo. Io sono molto più forte di lui. Perché non sono io al suo posto? Perché sono costretto in questo posto orribile mentre lui si gode la vita? Che odio! Però, finalmente, il momento in cui potrò schiacciarti sta per arrivare, me lo sento. Non vedo l'ora di vedere che faccia farai. Poi lo incontriamo effettivamente il nostro Alter Special. Dopo quell'evento, una frenesia travolgente era l'unico sentimento che riusciva a identificare. La sensazione che provavi era quella di un mare di emozioni che ti annegava. Mentre eri afflitto da questo spossante sentore, arrivava infine il momento tanto atteso. Quello in cui effettivamente ci incontriamo con l'altro. Sì, è qui che accade. Finalmente! Non immagini da quanto aspetti questo momento. Le presentazioni sono inutili e ti sembrerà strano, ma io sono te. Proprio così, io sono il tuo alter, la tua nemesi nata e cresciuta in questo mondo spento e cupo. Non ho famiglia, né amici, niente di simile. Ti tengo d'occhio ogni giorno della tua vita. Tu hai tutto ciò che io ho sempre desiderato. Ti detesto con tutto me stesso. Ma ora è finito il tempo di piangersi addosso. Potrò finalmente avere la mia vendetta. Sconfiggendoti, sarò io a prendere il tuo posto. Hai paura, non è vero? In tutti questi anni mi sono nutrito del tuo risentimento, divenendo sempre più forte. Non sarai tu a sconfiggere Team Dimension, né tantomeno a salvare papà o chi che sia. Sarò io a farlo. E riceverò finalmente la gloria che mi spetta. Eccoci qua. Gnagno gnagno. Anche lui fa Drago Spiro però, non è giusto. Vabbè, vinco io mi sa sto giro allora. Non ho. Ok. E vabbè, allora, scusami, qui va ad RNG allora. Vado RNG qui, scusami. Ma che serve? Era possibile perdere? Era contata la co contemplata la sconfitta? Ma anche la vittoria era uguale. Vabbè, provo a vedere cosa succede se vinco, dai. Perfetto, ora che ho vinto, vediamo se accade la stessa cosa di prima. Potrebbe essere scriptato che perdi o che vinci, vai sempre lì a finire. Vabbè, ci ho voluto provare.
Vediamo dove ci porta sta strada. È l'orizzonte degli eventi, quindi sappiamo tutti bene dove ci portano. Finale. Ovviamente il DLC non è solo questo, ci sarà anche un ulteriore torneo Apollo, un ulteriore season con altri sfidanti nuovi. Quando il protagonista di quella parte non è più con te, il tuo alter si è messo di mezzo. Se non fosse stato per lui, adesso non saresti qui. Chissà perché ti ha protetto, nonostante il suo odio nei tuoi confronti sia così profondo. Non mi riconosci di nuovo? Ormai dovresti conoscere il mio nome, no? Esattamente, Vacuum. In ogni caso è rimasto molto poco che dobbiamo dirci. L'altra ultima barriera è scomparsa e ora non hai alcuna possibilità di resistermi. Finalmente il mio tanto agognato recipiente. Cos'è successo? Perché non sei sparito? Non puoi opporti a me. Cosa? Perché non stai scomparendo? La tua coscienza dovrebbe essere appesa ad un filo! Perché non riesco ad eliminarti definitivamente? Quelli sono. Perché gli avermi come loro dovrebbero renderti più forte? Nessuno di loro è paragonabile a me. In che modo potrebbero proteggerti? Idiota. Veramente non capisci? Questi sono i legami che Link ha stretto nel suo viaggio. Tutta la fiducia che le persone hanno in lui e tutti i loro sentimenti gli danno forza. I cuori e le volontà delle persone trascendono il tempo e lo spazio. Cosa? Come può essere possibile? Link, sei il primo essere che riesce ad irritarmi a questo livello. Fregiati di questo onore e preparati a scomparire. Woohoo! L'ultima lotta! Creatore Vacuum vuole lottare. Ai miei stessi Pokémon! Ah! Che ti faccio? Ovviamente, un colpo ciascuno, come Escanor contro Galand. Crocraze manda? Crocraze. No, palloncino gli ho dato, è vero, non mi ricordavo! Era vero, palloncino aveva! Non mi ricordavo! Anche al mio stesso livello, poi. Surf! Il braciere. Mandati along. No, vado di Ipernova. Amico mio. Ah! Yeah! Oh, banni. Cioè, se sei quello che ti aspetta nell'ultima lotta, ti porti un Pokémon forte. Tipo ad esempio ti porti. Io mi sono portato. Mi sono portato Tielong che è livello 100. L'ho sconfitto con il mio stesso Pokémon. 251. Ti porti tutti quanti deboli e uno più forte per tutti gli altri. Però non lo sapevo io. Cavolo. È vero, è una mega lui. Però anche mi fa un attacco ghiaccio non è un problema. Ok, con Dragotempra, ma. Non mi aspettavo di essere così forte con Tianlong. Aspettiamo.
ti è bloccato. Allora, non è difficile la lotta, per carità. Però, non mi ti buggare. Ari, eccomi qua, vediamo ora che succede. Ah, eccolo. Eccolo. Tra l'altro, mi ha dato un altro input prima che non ho visto, perché stavo spammando invio per andare avanti con il testo e non ho per andare avanti con il dialogo e non ho visto che cosa era l'altra opzione, ma nel caso si può sempre rifare. Non è. Alla fine ce l'hai fatta, eh? Scommetto che ti sei fatto una grossa risata vedendomi in quello stato, eh? Ti chiedi perché ti ho protetto da Vacuum? Sai già bene quanto ti odio, ma la sola idea di diventare un burattino di sorta mi rodeva ancora di più. E poi, in quell'inferno eri l'unico a tenermi compagnia. Ma quello stramaledetto pezzo di terra mi infastidiva ancora di più. Non pensarci troppo, su. È il momento di tornare con te, eh. Alla fine non è poi così male, sai? Tutto è bene quel che finisce bene. Già, Trey. È passato un po' di tempo, Link. Vedo che, se non altro, sei sempre il solito. C'è da dire che questa volta ci hai messo veramente tanto. Io ci avrei messo la metà del tempo. Trey. Non sprecarti a parlare, non è da te. Piuttosto, che hai intenzione di fare con tutta quell'energia furia? Se non te ne libererai, Vacuum tornerà sicuramente. Perché non rigenerare lo Xenoverse? È la soluzione migliore per liberarsi dell'energia furia e riportare l'equilibrio. Sei preoccupato per me? Dragalisk ormai non c'è più e io starò bene. Preoccupati della tua situazione piuttosto, dico davvero. Ah già, quasi dimenticavo. Sei il più forte, Link. E ripartiamo ovviamente da casa nostra. Quindi, oh, attenzione. Cosa c'è che non va? Ah, Link, tutto bene, l'ha mancato per un pelo. Tua madre è andata ad accompagnarlo per un pezzo di strada. Se vuoi andare da lei, probabilmente è ancora lì con la testa tra le nuvole. Chi, nonna? Nostro padre? Miltank che se la gode beata. Scusami, ma. Nostra. Qui c'erano due mamme. Perché? No, Link, l'ho mancato veramente per poco. Nonostante abbia contribuito come collaboratore di giustizia, ora tuo padre deve scontare la sua pena. Non hai anche tu un senso di déjà vu, Link? Solo qualche tempo fa, proprio in questo posto, cercavo di fermarti e prendere la tua. Di dar partire? E prendere la tua strada. Fa ridere pensarci, ma anche riflettere. A volte un genitore fa male a vedere proprio figlio lasciare il nido, eppure guarda come sei cresciuto forte. Sei proprio tutto tuo padre. Ne hai passate di cotte e di crude, ma hai sempre affrontato l'avversità a testa alta. Ormai non c'è più bisogno che ti impedisca di partire. Link, il tuo viaggio non è ancora finito. Eldio ha ancora molti segreti e sono certa che tu sarai in grado di rivelarli. Vai e dimostra di essere il migliore di tutti. Per Aspera ad Astra. Battaglie furiose. Che era cominciato tempo fa praticamente. Si è dovuto correre chissà dove con Aster. Non sono mai riuscito a ringraziarti come si deve per tutto ciò che hai fatto per questa famiglia. Mamma? Forse non siamo stati i genitori che avresti voluto, ma abbiamo dovuto nasconderti il nostro passato. I nostri scheletri nell'armadio avrebbero messo a repentaglio anche te.
Ricordi sul tuo viaggio? Quella volta lottai contro di te per impedirti di lanciarti alla ricerca di papà. Volevo proteggerti da tutto per sentirmi un genitore migliore, ma così facendo ti ho solo tarpato le ali. Ma tu sei sempre stato in grado di farcela da solo. Tu hai imparato a volare con le tue forze, figlio mio. Voglio chiederti un favore, concedimi un'ultima lotta. Voglio vedere a mie spese cosa ha fatto di te questa avventura che ti ho sempre precluso. Questa volta non ti sfiderò in quanto tua madre, ma come Verde, allenatrice di Pokémon. Coraggio, fatti sotto. Lei in realtà sarebbe blu, ma ok, dai. Ci sta. Ok. L'ultima lotta prima di concludere definitivamente questo episodio. Poi ovviamente nei prossimi ci sarà per forza la nuova season del torneo Apollo. Manda Blasti? Ah, c'è. Ah! Sì! Ok! È giusto, è giusto! E Blasti si chiama, sì! Mamma, basta con queste ricariche totali! Continua, prego, faccia pure. Normale. Bull. No, carineria. Vabbè, guarda, è andata bene comunque. Facciamo ancora carineria, dai, tanto visto che va. Gorgi. Ah, Gorgi. E beh, era ora. Ormai il sole aveva fatto. Ma comunque debolina, tutto sommato. Ditto. Ha dato un coppino e si è trasformato. Bellissimo. Ai ai ai. Grazie di avermi concesso questa lotta, Link. Da allenatrice devo ammettere che sei un avversario temibile, ma da madre non posso che essere fiera di te. Prima che tu parta per chissà quale nuova avventura, voglio farti un dono. Aster mi ha regalato questo piccolo per non farmi sentire la tua mancanza, ma non è qui che deve stare. Ha bisogno di spiccare il volo anche lui. Inflant, sì? Ah, questo, ok. E adesso va dove ti porta il tuo spirito da allenatore, Link. Però torno ogni tanto a trovare la tua mamma, eh. Mi dispiace, ma non tornerò mai più. Allora, io volerò poi a Sagittopoli per andare ad affrontare il torneo Apollo. E penso che sarà un video unico, mi sa, perché l'altra volta ho fatto dei video unici per le season, se non ricordo male. Quindi farò magari anche la stessa cosa. Ad ogni modo, amici, il video termina qui. È stato piuttosto lungo rispetto agli altri, ma tant'è. Io vi ringrazio ovviamente per averlo seguito, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link necessari e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video, bye bye!